Everybody needs somebody. È così che inizia il martedì, un martedì 12 maggio abbastanza uggioso per fortuna, qui a Sesto Network Biblio Boom. Buongiorno, ciao Elias. Buongiorno, ciao Fra, everybody in somebody, e siamo a 14, caro. 14esima puntata Biblio Boom. È bellissimo. Qua su Sesto Network, come va? Bene, bene, tu come stai? Come va? Come hai passato la giornata di ieri, uggiosa ma soprattutto piovosa, per fortuna? Ah, guarda, ieri me ne sono stato in casa bello bello a guardare fuori che veniva giù, come non veniva giù da tempo. Sabato e domenica ho fatto qualche giretto, sono andato a comprare un regalino per la mia mamma. Ah, bello, che era la festa della mamma, e niente, dai, qualche piccolo piccolo giro si comincia a fare. Devo dire che sono andato anch'io in giro sabato per la frutta, per via della frutta, però mamma mia quanta gente in giro, ho visto un sacco di persone, ho visto molti in fila, in coda, come l'ho fatta anch'io la coda per fare la mia spesa. Però devo dire che c'è questa voglia di ricominciare, di ripartire. Sì, anche ne ho vista tanta di gente in giro. La maggior parte, dai, dobbiamo dire che comunque rispettava tutte le misure, tutte le indicazioni. Poi c'era qualcuno che invece le rispettava un po' meno. Speriamo bene che si riesca a riniziare prima o poi. Ricominciare, come riparte stamattina Biblio Boom con Elios e Francesco. Biblio Boom, lo ricordiamo, è una trasmissione nata dall'idea di Elios, che poi è stata, come dire, sposata anche da me, per raccontare un po' tutte le possibilità che anche attraverso la radio che possiamo trovare in biblioteca, nelle biblioteche, anche non andandoci fisicamente. Perciò abbiamo raccontato in queste puntate, in tutte queste puntate, diceva Elios, lo ricordava bene, 14 oggi puntate, per raccontare quali erano le possibilità che venivano offerte ai nostri utenti. Abbiamo avuto un sacco di ospiti, avremo ancora un sacco di ospiti, la trasmissione continua, Ah sì, fra di idee, dai, io credo che ne abbiamo date parecchie, idee, spunti, cose nuove. In 14 puntate abbiamo avuto tanti ospiti che ci hanno raccontato storie divertenti, ci hanno consigliato libri, giochi. E sì, poi l'idea posso avercela avuta anch'io per la prima puntata, però poi tutta la costruzione delle altre 13-14 puntate, quelle che sono, l'abbiamo fatta assieme. E a proposito, Fra, di una cosa che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori, rubo un po' il mestiere a Erika, poi magari lo ripete lei dopo, sulla pagina no, Facebook, sul sito della rete CSBNO, c'è la possibilità di giocare per i grandi e per i piccini ad un escape room. Allora, è una cosa abbastanza nuova, io non l'ho ancora provata, la proverò sicuramente questa sera, però chi ha voglia di passare un'oretta in modo diverso può andare sulla pagina iniziale del CSBNO e farsi una partita, questa escape room. Così magari ci proviamo, poi giovedì vediamo. La raccontiamo bene. Vabbè, però tu hai già, come dire, annunciato il nostro primo ospite, però sì, subito dopo il primo brano, che vorrei tu lo annunciassi, perché l'hai scelto, mi piace. Scancanensi, Hedonist. Quanti ricordi, Elios, era il 1992, un secolo fa, il secolo scorso, Elios, che meraviglia. Più o meno, dai, no. possiamo mentire, dire che non è vero. No, ma pensa un po', questa canzone l'ho tirata fuori da una compilation che avevamo fatto quando avevamo fatto la serata radio noi tre, sì, assieme. Ah, i vecchi anni. Radio, che poi è rimasto il nostro gruppo WhatsApp, no? Radio Come Viene. Oh, ma che bello, sì, che sì, bello, sì, sì. È proprio vero. Allora,
annunciamo l'ospite, che non è un ospite ma co-conduce con noi, almeno con l'idea, nel senso si confronta con noi anche come redazione. Ah, cosa? Spalmicrema stamattina. Buongiorno Erika. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, perché la cosa bella, la cosa bella è che noi vediamo quello che accade, vediamo quello che succede, nel senso che noi siamo collegati vedendoci. L'audio va in radio, ma le immagini io, Elios ed Erika le condividiamo. Perciò stamattina, Erika, vi racconto come ha esordito Crema e abbronzata, è l'unica persona abbronzata con giornate così un po' uggiose. Spiegaci da dove arriva. Beh dai, solo ieri che era brutto, poi gli altri giorni ovviamente quando si può, giardino. Sì, che infatti l'ultima volta avevi i giardinieri che ti tagliavano siepi, prato. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Erika, allora abbiamo saputo ieri questa piccola interruzione Facebook non ha funzionato bene, sei stata tutto il giorno alle prese per poter ripristinare e rimettere a posto. Abbiamo messo a posto tutto oppure ancora andiamo a rilento? Ancora oggi andiamo un po' a rilento, sto praticamente facendo post al momento perché non è possibile programmarli, sta facendo un po' i capricci Facebook, sarà stato il tempo, magari sono loro che stanno un po' aggiornando i sistemi, vabbè. Probabilmente in questo mese è stato usato troppo. Sicuramente non solo da noi come biblioteca, ma proprio in tutto il mondo sarà andato un po' in palla. Sì. E volevo fare un ringraziamento a tutte le biblioteche che in questo periodo hanno iniziato a seguire la nostra pagina. Che hanno anche condiviso dei post che abbiamo messo sulla nostra pagina. Penso che sia una bellissima cosa che le biblioteche siano unite in questo momento veramente difficile. Speriamo che comunque questa unione ci sia anche dopo e speriamo di riaprire ovviamente presto, il prima possibile. Presto. Perché insomma ci manca. Erika, sono felice perché sono andata a vedere un po' i numeri di questa, io la chiamiamo web fiction anche se è sbagliata, ma è una, come dire, una storia online appuntata, una storia appuntate in un mare di fari che in 3 giorni ha visualizzato quasi 900, ha avuto 900 visualizzazioni. Siamo contenti perché veramente questo ricambia un lavoro veramente importante. Volevo salutare le persone che hanno lavorato per questa web fiction, che è Grazia, che è Laura e che insieme sono riuscite veramente a costruire un interessante modo per raccontare. Niente, volevo dire questa cosa qua perché sono queste secondo me le soddisfazioni. Poi volevo ringraziare anche te che nel modo che hai promosso questo video, abbiamo fatto un trailer, abbiamo raggiunto un sacco di persone. Questo vuol dire che la storia, i libri, le modalità diverse ma che ci riportano sempre, ci conducono sempre ai libri è forte e con questa forza dobbiamo andare avanti. Sì. E voglio ricordarvi che per chi ha perso la prima puntata in un mare di fari la potete comunque trovare sulla nostra pagina Facebook Biblioteca Civica di Stato San Giovanni, mettete mi piace, iniziate a seguirci e ricordatevi che ogni venerdì alle 17 esce una puntata, la seconda puntata. Seconda puntata con un piccolo riassunto della prima puntata e quella dopo, insomma, saranno sempre
gli aggiornamenti abbiamo, e la storia. Abbiamo cercato di fare le cose sul serio, anche questa cosa, esatto, qua, questa chicca che racconti cosa è accaduto nella puntata precedente. Scusate, bravissimi, no, volevo aggiungermi anch'io, Francesco, i complimenti, perché mi hai rubato appunto la domanda. Volevo chiedervi com'era andata la prima puntata a livello di audience. Hai già detto tutto te, complimenti davvero a te, Grazia, Laura, Erika, è stato, da quello che ho capito, un bel successo. Sì, volevo solo ricordare che oggi non potete perdere i post che facciamo sulla nostra pagina, perché sono tutti dedicati a Roberto Piumini, uno scrittore che scrive libri per bambini, ma non solo. Oggi la dedichiamo ai bambini, mentre giovedì la dedichiamo agli adulti. Quindi mi raccomando, seguiteci sulla pagina, perché ci saranno ben 3 storie oggi per i bimbi e giovedì ce ne saranno 3, ma una è formata da 5 puntate. Quindi mi raccomando, non perdete queste belle pillole. Occasioni, le chiamerei occasioni. Non si può dire che non abbiamo dato spunti per tutte le età, da grandi e piccini, di cose da fare ne abbiamo proposte. Abbiamo toccato i 360 gradi. Bello. Erika, stamattina ci è arrivata una mail che con una proposta meravigliosa, però non la possiamo ancora accennare, però c'è in pentola una cosa fantastica. Una cosa bellissima. Bellissima, sì però... Con tanto di dedica, diciamo. Sì, dai, con tanto di dedica. Questo vuol dire, secondo me, anche quanto uno con passione fa il proprio lavoro. Non parliamo di noi bibliotecari, che comunque ci stiamo provando e in parte a volte ci stiamo anche riuscendo, ma parlo anche di chi si mette in gioco mettendo a disposizione i Piumini, questi grandi autori che hanno dato la disponibilità di poter rendere più belli i nostri momenti in lockdown prima, ma anche in questa seconda fase di ripresa, dove non ci vede ancora tutti operativi in giro e con le biblioteche chiuse. Sì, il bello sarebbe poi che tutte queste idee, tutte queste cose che sono state messe in piedi, se non tutte, però qualcosa si riesca, magari cambiando qualche dettaglio, qualche cosa, riuscire a mantenerle anche vive anche per il dopo, con qualche piccolo aggiustamento, però non cancellarle del tutto. Sì. Noi faremo del nostro meglio per mantenere tutto. Ci si prova. Assolutamente. Bene. Bene, allora. Ma quindi, che canzone c'è dopo? No, quella che hai scelto tu, ce l'hai mandata e adesso la mandiamo, la mandiamo. Perciò, giuro, non l'ho scelta io. Perciò Erika oggi... Vuoi lanciarla tu? No. Mi dovete far vedere la canzone, non dire così, dai, ti facciamo sentire le prime note, così le condividiamo. Un Riccardo Cocciante pazzesco, poesia. Ciao Erika! Ciao! La pelle d'oca, Francesca, ogni volta che Erika sceglie una canzone mi emoziono, non so cosa dire, mi emoziono. Brava Erika, oggi ci hai fatto tornare a qualche anno fa, però veramente, veramente contento. Ma secondo te i tuoi ospiti, gli ospiti di stamattina conoscono questo cantante, conoscono questa poesia? I giovani che abbiamo oggi. Adesso glielo chiediamo. Abbiamo messo apposta questa canzone subito dopo Erika e subito prima di loro. Così, buongiorno ragazzi, abbiamo qua a Sesto Network, Video Boom, Jacopo e Daniel. Ciao Jacopo, ciao Daniel. Vabbè, un confronto tra generazioni, Jacopo e Daniel. Ma voi, Riccardo Cocciante, ne avete mai sentito parlare? Certo, mi ricordo, ne parlava mio papà un paio di anni fa, mi ricordo, con mio nonno. Cambiamo discorso. Jacopo, vorrei ricordarti che a me basta schiacciare un pulsante e tu scompari dal riquadrino e dalla radio. Proprio grazie alla tecnologia. Facciamo la domanda,
Rifacciamo la domanda. Lo conosci Cocciante, Jacopo? Certo. Perfettamente, uno dei suoi preferiti, me lo confidava l'altro giorno. Buongiorno ragazzi, ma che bello. Buongiorno. Giovani, giovani Helios, ma questo è il futuro, il nostro futuro, ragazzi che sulla nostra città offrono volontariamente il loro tempo per poter, come dire, mettere a disposizione i pensieri, idee. Sono i ragazzi che oggi abbiamo ospiti, pieni di risorse. Sì. Ci tenevo particolarmente a rinvitarli perché comunque loro sono stati i primi a intervenire nelle nostre prime puntate, oramai un mese e mezzo fa. Quindi appunto mi fa molto piacere di averli ancora qua in trasmissione per capire un po' cosa hanno fatto, come si sono organizzati e soprattutto che cosa faranno, perché comunque con la loro associazione Punto Zero, che è dell'Informa Giovani, poi casomai mi correggete se sbaglio, ci racconteranno un po' che cosa bolle in pentola, se bolle qualcosa in pentola, se si può fare o perlomeno pensare al futuro per Punto Zero. Chi vuole cominciare? Daniel? No dai, parte Jacopo, che così passiamo alle cose divertenti. Io parlo di burocrazia e altro, dai. Beh certo, noi non rimaniamo mai fermi, anche adesso in questo periodo ci stiamo riadattando, facendo chi più chi meno fatica. Io ammetto nel particolare sto facendo più fatica dei miei amici, dei miei colleghi di Punto Zero, che stanno facendo dell'ottimo lavoro, ma ovviamente abbiamo dovuto riadattarci, perché il nostro ovvio obiettivo era fare eventi in modo coinvolgenti per i ragazzi di Sesto San Giovanni, trovati a questo punto in cui gestire un luogo di aggregazione non è proprio così semplice in un momento in cui aggregazione non si può fare. Ci stiamo riadattando, stiamo facendo diverse attività online utilizzando i nostri social. Invito tutti ad andare a vedere su Punto Zero, che ogni giorno proponiamo dei format diversi. Per esempio pagina Instagram, pagina Instagram Punto Zero IG. C'è il nostro caro amico Marco che sta organizzando tanti bei giochi con la ludoteca, la Tana dell'Orso online è sicuramente una delle attività più forti che abbiamo adesso in questo momento. Invito tutti a seguirla e a partecipare a questi ai giochi. Gli incontri di Agorà del nostro amico Marco sono molto interessanti, dibattiti culturali di diverso tipo ogni venerdì sera, sono imperdibili, soprattutto adesso che il venerdì sera non si può fare niente di meglio. Consiglio a tutti di non perdere, perché sono delle chiacchierate davvero davvero interessanti. Così anche come dal punto di vista artistico, abbiamo fatto un contest musicale e artistico per vedere i nostri follower se ancora fossero attivi o se questo periodo di chiusura gli ha tolto un po' di immaginazione, un po' di voglia di fare arte, ma così non è. E soprattutto diciamo che volevamo parlarvi anche di quella che è stata la nostra principale attività di questo periodo di stop, che è stata la raccolta fondi a favore degli ospedali del nostro territorio di Sesto San Giovanni e del Bassini, che ci ha impegnato, tuttora ci impegna meno rispetto a prima, ma comunque diciamo che siamo molto contenti di com'è andata. Abbiamo cominciato questa raccolta fondi da soli con un obiettivo di 500 euro e siamo riusciti alla fine a costruire una grossa rete di più e più associazioni sul territorio del Nord Milano e siamo riusciti a raccogliere un 10.000 euro. E comunque infatti Jacopo, questa qua era stato uno delle cose che avevamo fatto all'inizio, quando la prima volta che eri venuto in trasmissione tu assieme ai tuoi amici, appunto avevamo promosso anche noi la vostra iniziativa, appunto perché per dare anche la possibilità a tutti di vedere che i ragazzi di Sesto sono anche questo, non dimentichiamolo, e il fatto che siate riusciti a raccogliere più di 10.000 euro vi fa onore, bravi ragazzi. Grazie, sicuramente il merito non è solo nostro, ma è il merito è di questa rete che principalmente il nostro Marco, il nostro presidente, che è stato formidabile, è riuscito a creare, mettendo insieme una rete appunto di associazioni del Nord Milano, che comprende anche la radio Sesto Network, che comprende anche le associazioni come le Proloco di Sesto e di Cinisello, che comprende anche tutte le associazioni che fanno parte del progetto Punto Zero. Il Punto Zero non è solo il nostro luogo di incontro dove facciamo aggregazione le attività, ma è anche un progetto finanziato dalla Fondazione Nord Milano, di cui magari vi illustro meglio Daniel, che
che le segue più direttamente. Passiamo la palla a Daniel allora. Daniel, no, sì, volevo solo dimmi. No, volevo dire che in questo periodo le associazioni che sono, come dire, in auge insieme a voi rispetto a questo progetto sono tutte intervistate in questa settimana nei nostri programmi. E un po' li seguo e devo dire che avete fatto un lavoro meraviglioso. Io però, vabbè, tu adesso racconta quello che volevi raccontarci, però volevo poi farvi una domanda rispetto ad a questi corsi online che state facendo, ma entrare nello specifico in quello che è stato super gettonatissimo, che è quello di grafica che state seguendo. E volevo chiedervi quali erano le modalità, se c'era possibilità ancora di iscriversi. So che già è tutto esaurito, ma avete tirato fuori una novità magari da uditore, però questo subito dopo che ci racconti tu del progetto. Va bene, allora sostanzialmente eravamo riusciti con una professionista ad organizzare questo bellissimo corso di grafica. Ovviamente causa pandemia abbiamo dovuto spostare tutto online, quindi le tecnologie in questo senso ci hanno aiutato molto. Appena abbiamo proposto la cosa sulla nostra pagina social, ovviamente avevamo 10-15 posti, sono andati tutti a ruba nel tempo di qualche giorno, non abbiamo neanche fatto in tempo a utilizzare il passaparola che già si erano accalcati fin troppi. E quindi volevo sapere cosa che avevi, che domanda avevi sul nostro corso di grafica che sta per partire, che è su Illustrator e che poi ovviamente fornirà a tutti delle qualità che potranno attuare anche magari aiutandoci nel nostro in tutte le nostre locandine che dobbiamo fare, in tutta la nostra grafica che poi effettivamente ci supporta nei social e attraverso tutte le nostre pagine, diciamo. Abbiamo un grafico poverino che è mangiato vivo dei nostri lavori. Il nostro grafico bravissimo che sta dietro a 40 locandine al giorno. La curiosità era proprio quella di, come dire, avete azzeccato la proposta, il fatto di in due giorni esaurire i posti. E la riflessione veniva proprio da questa cosa qua, un progetto che comunque anche attraverso questa piccola cosa, questa piccola azione legata al progetto, è un progetto che è riuscito ad arrivare all'obiettivo di coinvolgere tantissime persone. Era questa un po' l'idea. Sì, siamo riusciti, il progetto è piaciuto, l'idea è piaciuta molto, questo corso professionale, questo corso simile professionale è un po' difficile da dire, comunque questo corso base però di una fatto da questa dalla da una professionista sicuramente è riuscito a attirare molte persone, perché comunque è una cosa che adesso è richiestissima, delle nozioni di base di grafica sono richiestissime a qualsiasi cosa tu voglia fare. E comunque noi abbiamo fatto appunto anche, come diceva Daniel, per cercare di riuscire a costruire un team grafico più grosso e consistente, perché il nostro grafico è estremamente bravo, però poverino non può fare sicuramente da solo locandine per 7 eventi a settimana e ogni piccola minima cosa che facciamo, perché sennò non ci può stare dietro, essendo che siamo tutti volontari, lui compreso, poverino, fa dei lavori che non so neanche, non ho proprio neanche idea di quanto potrebbero essere pagati. Sicuramente ha bisogno di una mano, in questo senso cercavamo anche una mano. C'è proprio confermo che avete delle locandine stupende sul Instagram sito. Complimenti. Grazie, lui è davvero bravo. Cerchiamo di essere tutti professionali. Sì, ma ci riuscite alla grande, bravi ragazzi. Allora, come al solito noi iniziamo bene e poi tiriamo lungo con i tempi. Quindi che dici, gli facciamo consigliare un paio di libri ai nostri ragazzi? Se non hanno altro da dire legato al progetto, assolutamente sì.
Sentiteci durante tutte le interviste di questa settimana, ovviamente avremo molto più tempo per parlare, approfondire che cosa sono i nostri ruoli, qual è poi anche magari le conseguenze che porterà questa pandemia al nostro centro aggregativo. Noi comunque ce la metteremo tutta, in ogni caso ci sono anche tutti i partner da seguire del progetto Punto Zero, da Sconfinando, la Grande Casa, verranno tutti intervistati, anche l'EM, Informa Giovani, quindi stay tuned tutta la settimana, che la radio ha un palinsesto molto fitto in questo caso, quindi esatto, continueremo giovedì sera. Perfetto. Nello specifico noi parleremo giovedì sera alle 21 con i ragazzi degli Artropoda, per illustrare esattamente nella precisione cosa faremo in questa pandemia. Perfetto. Allora dai, passiamo al libro. Jacopo, io vi consiglio un libro che sto leggendo, ancora che sto a leggere, che è un bel tomo. Non sono solito leggere libri lunghi, quindi sto a mettere, sto facendo un po' fatica, ma solo in quel senso perché il libro è molto bello. Si chiama Un uomo della Fallaci, e lo consiglio perché è una lettura che è impegnata, ma non sembra tale, perché comunque è molto avvincente. E comunque fa riflettere molto, perché parla di un uomo solo che combatte contro le ingiustizie di un paese che era la Grecia. È una storia vera e lo consiglio a tutti quanti. Non rivelo niente, non posso rivelarmi niente non avendolo finito. Ok. E ovviamente questo libro lo trovate anche nella MLOL, in formato digitale sul nostro catalogo. Daniel, va bene, io parto invece con un libro scientifico, perlomeno è su un autore scientifico che è Sta scherzando Mr. Feynman. È la sua biografia, la biografia di Richard Feynman, famosissimo Nobel per la fisica, ma diciamo dentro questo libro c'è tutto il percorso di chi è lui da dietro lo scienziato, e parrebbe essere una persona straordinaria con tantissimi hobby e che in realtà è completamente opposto al cliché dello scienziato che sta sempre fermo in laboratorio. Per cui lui è stato, diciamo, tantissime cose. Oltre a quello, ha vinto un Nobel, ha fatto parte del progetto Manhattan, però è stato anche una persona incredibile, almeno. Quindi ha lasciato un lascito alle nuove generazioni, spero anche ai nuovi scienziati che nasceranno e si creeranno. Bellissimo, ragazzi, grazie, libri interessanti, ma soprattutto consigli che arrivano da ragazzi che in questo periodo stanno lavorando tantissimo per rendere più bella la nostra città, anche con eventi di cui abbiamo oggi sentito parlare. Perciò grazie mille, ma sapete la canzone, annunciate voi il brano, Elios? Lo annunci tu, sul brano lo dico, sorpresa. È una sorpresa, Jacopo. Infatti, prima del brano, volevo ribadire la promessa che vi avevo fatto, ragazzi. Appena sarà possibile, passerò a trovarvi per iscrivermi, per sottoscrivere, per fare la tessera, insomma, per sostenere l'associazione Punto Zero. Quando devo passare, poi è successo il finimondo, ma giuro che non faccio. Però volentieri aspettiamo quel momento e ci vediamo. Abbiamo le tessere nuove, anche abbiamo le tessere 2020 che sono belle lì pacchettate. Ciao ragazzi, grazie. 11:05, Sesto Network con Biblio Boom. Buongiorno ai nostri ascoltatori che si sono appena collegati, ma soprattutto buongiorno al nostro ospite Marco Frigeri di Passalibro, libraio di Sesto San Giovanni. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Per aver accolto il nostro invito. No, con piacere assolutamente, anzi vi ringrazio io.
Marco, come ci dicevamo nella chiacchierata, questo è un programma che parla un po' di libri, di attività culturali, di quelle che sono state tutte le messe in opera rispetto al periodo, di tutte le attività inventate, confermate dalle biblioteche, e però ci siamo resi sempre disponibili ad invitare anche chi altri come i bibliotecari lavorano per portare cultura nella nostra città. E chi se non i librai? Allora, grazie innanzitutto. Poi c'è da dire che in questo periodo ovviamente tutti quanti abbiamo dovuto inventarci dei modi per vivere e sopravvivere, e quindi noi abbiamo sviluppato un commercio online già da parecchi anni, che abbiamo ovviamente potenziato e seguito. E poi, essendo la nostra libreria con una vocazione, diciamo così, scolastica, ovvero segue il mondo della scuola, dalla scuola materna fino alle scuole superiori, abbiamo cercato di rafforzare i contatti con gli studenti e con gli insegnanti utilizzando tutti i sistemi che era possibile avere, perché non esiste più contatto fisico, e questo vuol dire moltissimo. Abbiamo dovuto ricreare questo contatto, questa solidarietà, questo modo, risolvere alcune necessità a distanza. E questo così ci ha permesso di poter andare avanti, ci ha permesso di poter essere nuovamente sul campo, ci ha permesso di soddisfare quelle necessità che a mano ci venivano create, ci venivano sottoposte dagli insegnanti, soprattutto anche in questo periodo. Un po' così. No, volevo appunto, parlando proprio nel concreto, ascoltando Marco, una domanda. Ma effettivamente, cioè, quali potevano essere le richieste delle insegnanti in questo periodo, dove quasi tutte, un po' anche per esperienza da genitore, è andato tutto online con video lezioni o PowerPoint, cose di questo tipo? Ma allora, guarda, è vero, tutto è andato online, PowerPoint, video, eccetera, eccetera. In realtà ci si è trovati veramente a dover fare i conti con delle necessità tipiche e atipiche, che sono quelle che in ogni classe ci sono. Non è che in ogni classe ci sono dei bambini che hanno delle problematicità diverse gli uni dagli altri, sempre, ci sono sempre state, ma adesso più che mai c'è la necessità di dare delle risposte a ognuno adeguate. E quindi è proprio lì che noi interveniamo, dove le insegnanti ci dicono: Marco, guarda, abbiamo questo problema, abbiamo trovato questo testo o abbiamo trovato questi esercizi che però hanno certi problemi o sono carenti o non ce ne sono tanti, o hai qualche cosa da poterci suggerire, far vedere, e noi siamo intervenuti, magari anche spedendo all'insegnante quel testo che poi dopo ha utilizzato. Ok, allora è tutto un po' più chiaro. Infatti mi chiedevo come fosse possibile. Allora, tieni presente che sia per italiano che per matematica, ti sto dicendo le cose più banali, i livelli nella classe sono completamente diversi, con delle difficoltà, ma proprio normalissime, tra bambini e bambine, dove c'è la necessità anche da parte dei genitori che chiedono ai docenti, agli insegnanti: senta, ma mi può suggerire qualcosa, perché ho visto che mio figlio ha questo problema, eccetera, eccetera. E lì, nello specifico, noi insieme agli insegnanti possiamo consigliare e quindi dare degli strumenti che possono aiutare tutti i ragazzi. Questo è il nostro lavoro, hai capito? Poi fondamentalmente Marco, dal tuo punto di vista, sì, vedi uno spiraglio, come dire, di ripartenza, o ancora secondo te c'è bisogno di attesa? Allora, vorrei dirti che c'è uno spiraglio, ma purtroppo temo che siamo ancora in un limbo di attesa, soprattutto perché non esistono ancora delle linee chiare. Cioè, fino a che non avremo delle linee chiare sulla ripresa scolastica, in che modo, come, eccetera, il mondo della scuola sta ancora così, è ancora che sta brancolando, hai capito? Sì. Questa didattica digitale sicuramente ha dato dei risultati e sicuramente è servita a qualcosa, ma c'è bisogno che
diventi o qualcosa di più concreto, oppure che diventi un supporto concreto, ok? E qui sono le partite che si giocheranno nel futuro, che nessuno di noi anche adesso riesce a ipotizzare veramente. Però... sicuramente questo sì. No, 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 dico sì per il futuro, però iniziamo a sentire, ad avere le prime dichiarazioni da parte anche della politica, che dice che comunque il settembre sarà un settembre di una ripresa a singhiozzo, che dice che c'è, non lo so se ci sarà la metà classe in classe, metà classe online, ci sono tutta una serie di condizioni che veramente modificano la vita quotidiana, cioè quella che era l'organizzazione oramai conclamata della scuola, con delle novità importanti. In che modo cambia secondo te con il tuo modo di fare, col tuo modo di lavorare, una situazione di questo tipo, Marco? Cambia che dovrò essere maggiormente presente su due fronti, hai capito? Banalmente, se prima era normale avere un contatto e andare in una scuola, eccetera, eccetera, adesso non ce l'ho quasi più, perché non posso accedere alle scuole come prima poteva avvenire. Quindi significa che dovrò allacciare dei rapporti anche io con questi sistemi, con gli insegnanti, diventerò un canale anche io con i ragazzi. Tutto quello, hai capito, che si sta modificando e che stiamo vedendo, che sarà anche con i genitori che utilizzano sempre più questo sistema, mentre prima era facile andare da Marco, adesso è più semplice mandargli una mail, un WhatsApp o qualsiasi altra comunicazione alla quale Marco deve rispondere e far fronte come se fosse lì. Cioè diventa poi questo, hai capito? Ok, però abbiamo un Marco pronto a questa situazione. Diciamo che, come dicevi prima, tu già da tempo ti occupi di spedizione libri, di comunque non ti ha pesato affrontare, cioè vabbè, ha pesato forse dall'aspetto economico, dalle risorse umane, dallo scambio con le insegnanti, da quelle riunioni che rendono poi possibili i progetti, però rispetto all'organizzazione è stata meno pesante per te, Marco? Allora sì, devo dire che io ho creduto ne parlo in termini di estremamente normale, però sì. Secondo me era un mercato che si doveva sviluppare, quindi è dal 2005 che io investo nel mercato online e quindi diciamo che mi sono trovato pronto. Quello che sta cambiando è che cambia il rapporto nella libreria, viene sempre gente meno in libreria, e più gente, hai capito, che ti chiede online, quindi sta cambiando tutti i rapporti in questo senso. Però diciamo che... Sì, anch'io ascoltando... finisci, scusami. Però diciamo che... E sono pronto sempre più a investire in questo settore perché lo ritengo ormai fondamentale. No, volevo aggiungere rispetto a quello che aveva detto, ecco, che cambiamenti che fossi, ecco, diciamo abbastanza pronto perlomeno a gestire questa situazione. Questo grazie probabilmente a un percorso che era stato fatto negli anni con gli insegnanti e con i ragazzi stessi. Anche. Assolutamente sì, anche perché il mio mercato di riferimento, non essendo in una zona centrale, non vivendo sulle novità, sui romanzi, ho sempre dovuto cercare di sviluppare e di ampliarmi, di andare verso l'esterno e verso il mondo, che non è solo la via Rovani, che non è Sesto San Giovanni, che non è Milano, è proprio il mondo. E per far questo devi utilizzare tutti gli strumenti disponibili, che sono il commercio online, quindi le varie piattaforme, piuttosto che i social media, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Allora Marco, il tempo è scaduto, è stato veramente un piacere, il piacere di aver... Aspetta, perché c'è una scusami, eccomi. Vabbè, il periodo è quello giusto adesso. No, ti stavo dicendo grazie per aver accolto il nostro invito, grazie per questa chiacchiera sicuramente costruttiva che abbiamo condiviso qua su Biblioboom. Ti salutiamo chiedendoti al volo un consiglio alla lettura. Che bello. Allora, grazie a tutti voi e se posso esprimere un consiglio vi dico: ritornate ai classici, leggetevi qualche bel classico, veramente.
E allora io penso che veramente riscoprendo i classici si trova un mondo, perché secondo me si è partiti da lì e chi ha le fondamenta può costruire la casa che vuole. Tutto qua. Grazie Marco, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Telling Stories di Tracy Chapman. Ma Elios, oggi la giornata dei ricordi, anche Tracy Chapman mica male, è proprio la sua telling story, raccontare storie, secondo me ci stava, soprattutto prima del nostro grande ospite. Sì, giungiamo alla fine della trasmissione, momento più richiesto di tutti, il momento del super ospite, e chi se non meglio di Anna. Buongiorno. Anna, ciao. Anna Enrini, Biblioteca Centrale di Sesto San Giovanni, bibliotecaria. Ciao Anna. Ciao, mi sentite bene? Forte e chiaro. Benissimo. Ok, perfetto. Allora, va bene, mi fa piacere essere ancora ospite della trasmissione, sono contenta di potervi presentare un altro libro. No, ma proprio Anna, te lo vogliamo proprio dire, ce lo siamo detti prima con Elios. Ci piace il modo come tu racconti il libro, come tu vai a scovare nell'intera letteratura mondiale, perché sono libri che arrivano anche dall'estero, i piccoli particolari che promuovono assolutamente la lettura e il libro. Perciò questa cosa qua te lo dovevamo, perché sei brava. Sì, assolutamente. No, è tutto vero, Anna. Che poi, piccolo aneddoto, Anna manco voleva venirci alla radio all'inizio. Me lo ricordo. Un bel poco in vincere, verso la fine ce l'abbiamo fatta e adesso è diventato un ospite fisso. Sono proprio contento. Anna. Il mercoledì è tuo. No, il martedì. Vabbè, martedì. Allora, dopo quello che ha detto Marco, ho dovuto consigliarvi un super classico, però in realtà... questo è un autore che comunque è un po' un classico contemporaneo. Il libro di cui voglio parlarvi è di Paul Auster, che è famoso per la trilogia di New York e anche un sacco di altri libri, quindi non è proprio l'ultimo, non è proprio sconosciuto. E il libro però è 4321 il titolo. È un libro molto particolare, è un po' una sfida, intanto sono più di 900 pagine e quindi diciamo è già una bella sfida. Ma soprattutto ha una struttura molto particolare, perché Paul Auster, tutti noi ogni tanto ci chiediamo, ma se io quel giorno fossi uscito un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, avrei incontrato questo e quel, se avessi fatto una scuola diversa. E questo un po' è tutta la narrativa, tutta la letteratura ci racconta un po' queste vite potenziali. Paul Auster in questo libro fa di più, racconta le quattro potenziali diverse vite dello stesso protagonista, quindi abbiamo quattro diverse trame, il protagonista è sempre lo stesso, e soprattutto il libro è costruito in maniera molto un po' complicatina, nel senso che c'è il primo capitolo della prima storia, il primo capitolo della seconda, il primo capitolo della terza, il primo capitolo della quarta, poi secondo, quindi è un continuo passare da una storia all'altra, quindi una bella sfida per chi legge, ma anche è molto appassionante. Anche perché da una parte vediamo che le storie hanno un nelle storie sono delle cose molto degli eventi molto banali che fanno cambiare la storia, il padre che cambia lavoro, lui si rompe una gamba, da una parte diventa la storia del baseball, dall'altra ovviamente no, quindi sono delle cose apparentemente molto molto minime che sembrerebbero di poca importanza. Dall'altra lui comunque mantiene sempre le sue caratteristiche principali del suo carattere, soprattutto per esempio sempre svolge delle attività legate al libro, alla scrittura, in una vita fa lo scrittore, una vita fa il giornalista, quindi sempre questo perché c'è un pizzico di autobiografia rispetto alla vita di Paul Auster e quindi chiaramente c'è questa sintonia. E poi una cosa molto importante è che nelle varie vite incontra personaggi diversi, a volte gli stessi ma con ruoli diversi, a volte personaggi completamente nuovi, ma sempre incontra Amy, che è un punto fermo di tutte e quattro le storie.
Quindi diciamo ci si può, almeno io mi sono chiesta un po' questo. È vero, ci sono quattro storie diverse e una piccola cosa ti può far cambiare tutta la storia della vita, ma le cose veramente importanti sono sempre, rimangono sempre, perché un po' sembra in questo romanzo. Ma quindi diciamo anche se... Che meraviglia! Ma, ma fantastico! Cioè, nel senso, veramente solo la struttura, che genio che deve essere, solo a pensare che poi, per come l'ha raccontato tu, diviso per capitoli, perciò il primo è suddiviso nei quattro modi di essere, nelle quattro vite, primo, secondo, terzo. Beh, il lettore veramente è messo davanti ad una sfida che è pazzesca, eh. Perché devi ricordarti tutti i minimi dettagli del primo 1-1, 2-1, cioè logico, matematica e narrativa e divertimento. Quasi stai gaming. Dicendo fra che io e te faremmo fa fatica. Ma un po', forse a leggerlo insieme, così poi magari potremmo fare un gruppo di lettura rispetto a questo libro con un'Anna maestrina, maestrina nel senso buono della parola, nel senso che a conduzione di questa meravigliosa avventura. Non sarebbe male, perché questa è anche, dire, autoformazione o formazione. Ti devo dire che non io... leggo tantissimo, però leggo un po' in fretta. A un certo punto mi sono messa a scrivere gli appunti. Sì, era questo il dubbio, Anna, era questo il dubbio. Ok, era... questa storia 1 è quella in cui la zia si sposa. Ok, punto fermo. Sì, e sì. Quindi questo all'inizio mi ha un po' aiutato, però veramente secondo me è un'idea veramente geniale, pazzesca, da mettere in pratica per lo scrittore, in maniera che non sia che comunque il lettore possa riuscire a seguire e non abbandoni, anche perché appunto il libro quando lo vedi è bello cicciotto, quindi ti dà un po' di suggestione. È il mio secondo, sicuramente il mio prossimo libro, assolutamente, ma insieme ad un'agendina, qualcosa, perché ho bisogno di riempire pagine anche di appunti. Già lo faccio con i miei gialli basici, io e i miei gialli basici, perché tento sempre, leggendo i gialli, di andare a anticipare lo scrittore a quello che è il personaggio da cercare, da individuare, però con questo veramente. Perciò grazie per il consiglio, meraviglioso, Anna. Fra, potremmo fare un esperimento, lo leggiamo io e te in contemporanea, ci diamo per il 2 giugno dobbiamo arrivare al quarto e vediamo chi ha scritto più appunti. Anna, quanto tempo hai impiegato e come ne sei uscita? No, quanto ho impiegato non te lo so dire, perché l'ho letto qualche tempo fa, ma è molto avvincente, cioè ti viene voglia, cioè detto così, cioè, come te l'ho raccontato non lo so, perché fa un po' impressione raccontarlo così, ma è un libro veramente che, proprio per questa sua struttura, anche perché tu leggi tutta la prima storia, poi tutta la seconda storia, ok, puoi prenderti delle pause, invece così no, perché devi sapere come va avanti, e quindi questo ti spinge ad andare avanti alla lettura, veramente molto, vabbè, Colosso era un grandissimo scrittore, quindi io non sono una grande critica dello stile, però insomma, a uno che sa scrivere, è inutile dirlo, quindi questo giova, e perciò io ho trovato una lettura molto, molto interessante, e poi diciamo questa è un po' quello che tutti, credo, cioè a tutti capita qualcosa di dire, però se quella volta lì fossi avessi fatto questo e non quello, ecco, qua te lo scrivevo su bianco cosa sarebbe successo, non a te ovviamente, ma insomma le potenziali, e appunto con questo dubbio che ci siamo condivisi prima, che però forse le cose veramente importanti le vivresti comunque anche se avessi fatto una vita diversa. Che bello, bello. Poi Anna, te sei proprio brava a raccontare, fai venire proprio voglia di prendere e iniziare a leggerlo. Mi è proprio piacere, perché a me è piaciuto, se si capisce bene, insomma, va bene. Ok, è già ora della...
No, no, no. Allora, devo dire una cosa meravigliosa. Sono riuscito già a prenotarlo il libro, nel senso che poi io purtroppo questi libri qua li devo avere cartacei, scusatemi, bello, è tutto il digitale, però i libri così dove bisogna metterci un po' di te, devo come dire, pesare il numero di pagine, ma fisicamente ce lo devo avere. Perciò sono riuscito a prenotarlo sulla pagina del CSBNO, sul web OPAC, perciò da qui a poco, quando ripartirà tutto, potremo un po' confrontarci chiacchierando su questo meraviglioso libro. Beh, comunque anche nell'AMLOL, questo non l'ho detto, ma c'è, quindi volendo 14 giorni uno ce la può fare se si mette di puntiglio. Ok. Anna, prima della canzone, concedimi un minuto, mentre ti ascoltavo mi è venuto in mente anche un altro libro che avevo letto un paio di anni fa, sempre strutturato più o meno così, però è un libro per ragazzi, ci tenevo a consigliare perché magari ci soffermiamo di più su libri per adulti, sì, è il libro che si chiama Ogni Giorno di David Levithan, e anche lì ci ogni mattina questo ragazzo si sveglia nel corpo di un'altra persona, e c'è in tutte le storie anche lì una ragazza che unisce tutte le avventure di tutti i vari protagonisti. Così al volo mi è venuta in mente questo consiglio, che magari è più per ragazzi ma non solo, quindi Ogni Giorno si intitola, anche questo è in formato MLOL sulla biblioteca digitale, se volete provare a darci un'occhiata. Ma Anna, non è solo una che consiglia bene libri, Anna sceglie anche musica ad un certo livello, e questo è il brano che oggi lei vuole dedicare a tutti i nostri radioascoltatori, dopo questo libro ha legato questo brano. Di che cosa si tratta, Anna? Allora, la musica l'ho scelta oltre al fatto che il complesso mi piace tantissimo, ma anche perché sta nella colonna sonora di un film che si chiama Sliding Doors, un film degli anni 90, che parla, è proprio basato su questo tema di cui abbiamo parlato adesso, cioè la protagonista all'inizio perde la metropolitana o prende la metropolitana, ci sono due storie parallele che alla fine si ricongiungono, quindi... per questo ho scelto questo brano. Il brano è di Jamiroquai, il titolo è Use the Force. Ciao Anna, grazie! Ciao! Sì, anche oggi come per le altre 13 abbiamo dato un po' di consigli a chi ci ascolta di libri, bei libri da leggere. A questo proposito, in tanti mi hanno detto, però occupate un minuto alla fine per ridirci un po' tutti i titoli che avete consigliato, quindi io me li sono segnati e vediamo se riesco a ridirli tutti. Il primo libro che ci hanno proposto i ragazzi di Punto Zero è Sta scherzando Mr. Feynman. Il secondo, Un uomo della Fallaci, poi Anna Paul Auster 4321, e poi ci ho aggiunto io alla fine non previsto Ogni Giorno di David Levithan. E poi per alimentare un po' quella che era la proposta di Marco legato ai libri classici, uno dei grandi viaggi mai affrontati finora è stato quello al centro della Terra, perciò veramente Viaggio al centro della Terra, assolutamente un classico da leggere, è stato il mio primo viaggio, ma ne parleremo la prossima volta, giovedì, perché giovedì parleremo di... Giovedì, viaggi però non legati per forza ai libri. Basta, non vi dico più niente. Nient'altro. È un esperimento. È stato bellissimo, grazie Elios, abbiamo portato a casa questa 14ª puntata, appuntamento a giovedì, pieno di novità. Ciao! Sì. Ciao.